Il 23 dicembre 1984, due giorni prima di Natale, scoppiò una bomba sul treno rapido 904 diretto da Napoli a Milano. 16 persone persero la vita, circa 300 furono i feriti. Oggi, in occasione del 36esimo anniversario di quella strage e in ossequio alle disposizioni di prevenzione del contagio, anche la commemorazione si è svolta in forma diversa. Nessuna iniziativa pubblica, soltanto la deposizione di una corona d'alloro al binario 11 della stazione in piazza Garibaldi con il sindaco Luigi De Magistris, il prefetto Marco Valentini e la presidente dell'associazione familiari vittime della strage rapido 904 Rosaria Manzo. Napoli non dimentica, non deve dimenticare, ma il paese intero che non deve dimenticare una strage orribile come questa che insanguinò l'Italia in un luogo dove dovremmo essere tutti sicuri. Un treno che si trasformò in un luogo di un'orrenda strage criminale, ma non solo non dimenticare chi ha perduto la vita, ma anche rinnovare l'impegno forte delle istituzioni a ricercare sempre fino alla fine, senza tempo, la verità e la giustizia, perché troppi crimini orrendi hanno insanguinato la nostra Repubblica senza che ancora si sia rinvenuta la verità, che non di rado in questi casi è anche una verità scomoda.